Continuiamo sul tema della vita consacrata, perché oggi 2 febbraio si celebra la 28ª giornata mondiale della vita consacrata e noi siamo collegati, lo ringraziamo davvero per la disponibilità, con padre Marek Arcisewski, spero di aver pronunciato bene il suo cognome, mi perdoni padre Marek se non è così, vicario episcopale per la vita consacrata, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Allora, padre Marek, qual è il significato di questa giornata per i consacrati e le consacrate di tutto il mondo? Io penso e la vorrei suddividere magari in tre punti molto veloci, veloci. Il primo credo che sia innanzitutto un grande, doveroso e anche giusto rendimento di grazie al Signore per il grande dono di questa vita consacrata, di questo dono che innanzitutto parte dal primo consacrato che è appunto il Figlio di Dio, Gesù Cristo, che nella sua obbedienza, nella sua consacrazione al Padre si rende presente in mezzo a noi. E quindi anche le persone consacrate con la loro totale appartenenza a Dio sono appunto un eloquente e anche forte annuncio della presenza di Dio nel mondo di oggi. Infatti Papa Benedetto XVI in occasione della appunto giornata mondiale della vita consacrata nel 2006 diceva così: nel popolo di Dio le persone consacrate sono come delle sentinelle che scorgono l'annuncio e l'annunciano la vita nuova già presente nel mondo. Ed ecco, da qui credo che sia quel secondo significato, perché al di là del, ripeto, grande ringraziamento che dobbiamo rendere a Dio per questo dono, il secondo è quello di far meglio conoscere e anche apprezzare la vita consacrata tra il popolo di Dio. Infatti i voti di povertà, di obbedienza e di castità per il regno di Dio sono un messaggio che la vita consacrata invia al mondo come sul destino, direi, ultimo di ogni uomo. Quindi la vita consacrata è quella memoria viva del Figlio di Dio che appartiene totalmente al Padre, che poi è appunto nella vita consacrata è visto, vissuto, presentato come quell'unico amore, come quell'unica ricchezza, come quell'unico compimento, quindi ecco i voti di castità, povertà e obbedienza. Quindi questa forma di vita consacrata che è abbracciata da Cristo e poi abbracciata da noi consacrati, attraverso la nostra consacrazione, è direi di grande importanza per la vita della Chiesa, perché lo scopo ultimo di ogni cristiano è quello di appartenere al Padre. E quindi, ecco, nostro essere consacrati in qualche modo contempla già quella vita che un giorno tutti quanti battezzati avremo. E ecco, poi credo che il terzo sarebbe, secondo me, quello di... è un po' intra, no? Che riguarda un po' noi consacrati. Lo scopo e il significato di questa giornata è quello di, per noi soprattutto consacrati, di approfondire sempre, di riflettere, di soprattutto di pregare perché questo dono sia vissuto da noi in modo più bello, più attraente, più toccante possibile. Ecco, in qualche modo rinnovato. E a proposito di questo, una curiosità, padre Marek, che ci fa piacere magari poter condividere, se vuole, il suo momento particolare che l'ha convinta, ecco, che quella che stava per intraprendere era la strada giusta. Com'è nata la sua vocazione? Allora, come ogni vocazione, credo che sia innanzitutto, come dicevo prima, un dono, quindi ecco, devo rendere grazie al Signore che ha suscitato dentro di me quell'attrazione, quel desiderio, quella, chiamiamola chiamata appunto,
come per ogni vita, diciamo anche quella matrimoniale, è quel dono che il Signore suscita nel cuore di ogni persona. Sicuramente ciò che mi ha aiutato molto è stato l'ambiente familiare dei miei genitori, della mia famiglia, con la appunto vita cristiana di una fede semplice, ma credo e riconosco molto questo credibile, cioè vissuta con semplicità, ma con intensità e anche bellezza, diciamo, attraente. E poi sicuramente ciò che mi ha aiutato sono quei testimoni. Penso adesso al Vangelo di qualche domenica fa, quando appunto Giovanni Battista indica: ecco l'agnello di Dio. Anch'io nella mia vita ho avuto dei Giovanni Battista, e quindi riferisco in modo particolare al mio parroco, che con la sua, diciamo, vita esemplare di sacerdote ha suscitato, ha rinnovato ha maggiormente, magari ecco, coinvolto la chiamata che il Signore mi rivolgeva, e quindi poi questa attrazione verso la vita sacerdotale cresceva sempre di più. E poi sono arrivati cioè, anni di adolescenza, di tutta questa turbolenza adolescenziale, che poi ecco, continuavo vita parrocchiale, soprattutto gruppi giovanili, gruppo liturgico, quindi Chierichetti, ma ciò che maggiormente mi ha ecco, poi avvicinato alla scelta della vita consacrata sono stati i cosiddetti camposcuola con i sacerdoti della congregazione e anche suore della congregazione di San Michele Arcangelo, alla quale attualmente ormai da 38 anni appartengo, e quindi la loro ecco, vita di fede, la loro testimonianza sacerdotale, di vita consacrata e soprattutto vita comunitaria, che mi ha dato quella spinta, tra virgolette, in più a ciò che già dentro il cuore sentivo. E quindi poi è nata questa risposta alla chiamata di Dio, ma anche alla chiamata da parte, diciamo, di questa realtà in cui mi trovavo per diverse volte. Ecco, vediamo inquadrato proprio in questo momento che è affiancato da una bella statua della Vergine Santa e da San Michele Arcangelo, quindi ha scelto ecco, in qualche modo di farsi proteggere in questa... Ecco, ecco, si sono le sente... due statue della mia stanza, insomma, e quindi mi accompagnano Ecco, sempre. l'accompagnano. E poi è molto bello perché anche nell'altra testimonianza che abbiamo ascoltato questa mattina di un francescano, Padre Marek, c'è sempre o un parroco o una figura di riferimento appunto sacerdotale o anche diciamo un santo o qualcuno che in qualche modo colpisce e poi riesce a far nascere una vocazione. A questo proposito, come raccontare ai giovani la bellezza della vita consacrata, Padre Marek? Perché credo che soprattutto in questo periodo storico non debba essere molto facile. Sì, è vero che non sia facile. Io sono anche, diciamo, insegnante di religione, quindi vivo un po', quasi per diverse volte a settimana incontri in aula con i ragazzi e adolescenti, perché è il liceo scientifico di Monte Sant'Angelo. La difficoltà esiste sicuramente, ma penso che ci sono state sempre queste difficoltà, perché però credo che non dobbiamo, io non guardo la difficoltà, la mia occupazione personale è quella di vivere la mia vita, nonostante i miei limiti, i miei peccati, in modo più possibile coerente con la mia chiamata. Perché ciò che mi ha attratto, e questo credo che sia, diciamo così, valido, ciò che a me mi ha attratto è proprio la credibilità delle persone che io ho incontrato, cioè la gioia di essere ciò che sono. E credo che oggi il mondo ecco, ha bisogno di uomini che suscitino la speranza, che la speranza per noi cristiani è la certezza della presenza di Gesù in mezzo a noi. E più saremo convinti, tra virgolette, noi, cioè
il nostro rapporto con Dio diventi sempre più credibile, diventeremo anche noi più attraenti e soprattutto credo gioiosi, perché ciò che manca nel mondo di oggi è proprio la gioia di essere ciò che siamo. Io credo che in questo proprio. Certo. Certo. Ecco, abbiamo sentito da Padre Marek altri spunti che vanno, come dire, ad ampliare ulteriormente questo grande ambito di cui stiamo parlando quest'oggi. È davvero importante poter capire anche da chi opera sul campo la necessità, ecco, di interagire sempre di più con i giovani, perché hanno bisogno di un punto di riferimento, Padre Marek, non possono essere lasciati allo sbando, magari sotto l'influenza, ecco, di personaggi che comunque non hanno niente da lasciare dal punto di vista anche della crescita personale. È così. Padre Sì. E Marek, su noi... questo. Sì, dica, dica, dica pure. No, soltanto per confermare. È confermare. Bene, noi la ringraziamo per essere stato con noi quest'oggi, per la sua bellissima testimonianza. La ringraziamo di cuore e davvero Grazie. buon cammino e Grazie a buona tutti voi. festa. Grazie a Grazie a Padre tutti voi, un Marek. saluto a tutta la vita consacrata, soprattutto al nostro arcivescovo Padre Franco, che anche lui dall'inizio fa parte, diciamo, di questa nostra, nostro, questo cammino di vita consacrata. Grazie Certo, a tutti. certamente. Grazie, grazie a Padre Marek Arciszewski, vicario episcopale della diocesi di Manfredonia Vieste San Giovanni Rotondo per la vita consacrata. Grazie ancora. Paola, ci dobbiamo fermare ancora una volta, però poi in questa ricca puntata odierna, spesso diciamo che si tratta di scalette ricche, ma oggi Sì. ancora di più proprio perché gli ospiti sono tanti, ecco, continueremo a parlare di vita consacrata, ma ora breve pausa.